Il nostro compito è dare l'informativa giusta per aderire a questa definizione agevolata. Nello specifico la Soget S.p.A. per l'amministrazione, per il Comune di Pescara, riveste il doppio ruolo di ex concessionario, quindi in carico con cartella iscritta al ruolo, quindi la definizione deve essere proposta ai sensi di un articolo 6, analogo a quello di Equitalia, e del concessionario dell'amministrazione comunale, avendo come titolo l'ingiunzione fiscale, e quindi la definizione va adottata ai sensi di un altro articolo su ingiunzione fiscale. Quindi la complessità un po' per il contribuente, essendoci stata un po' di confusione, disinformazione, far capire meglio alla cittadinanza l'operatività da seguire. E Soget assiste a questa manifestazione in quanto con moduli, consulenza. Probabilmente oggi capire cosa è scritto su una bolletta non è molto semplice. Beh sì, non è molto semplice, specialmente poi definirle avendo questa duplicazione di definizione, è il caso che la spiegazione sia più precisa possibile. Effettivamente, però i modelli di adesione sono abbastanza lineari e semplici, ma abbastanza capibili. Ecco, l'unico problema che si può riscontrare sulla confusione è far capire alla cittadinanza qual è la cartella o l'ingiunzione definibile, perché non tutte lo sono. Allora il contribuente è un po' confuso in questa precisazione, e questa precisazione va adottata meglio.